Buonasera da Libera Espressione. Abbiamo saputo che lei si è candidato per le europee. Come mai? Ma intanto ringrazio Libera Espressione di avermi, diciamo, ascoltato, cioè di essere venuto qui per far sapere le cose alla gente in maniera chiara come stanno, perché il popolo deve sapere, dobbiamo essere trasparenti. E in questo momento c'è molta confusione che gira attorno a molte situazioni sull'isola, ecco che io devo chiarire qual è la mia posizione. Desidero che la gente non vada a votare perché, almeno per quello che penso io e per quello che pensa gran parte della gente, credo, noi dobbiamo continuare nei nostri mancati diritti, della nostra mancata continuità territoriale. Il popolo di Lampedusa, ma non solo, anche quello di Linosa, non parliamo di Linosa, raddoppiano i problemi a Linosa. Abbiamo seri problemi di continuità territoriale, ne voglio ricordare alcuni. La nave, abbiamo una nave obsoleta, una nave che trasporta di tutto, una nave che trasporta dalla spazzatura al genere alimentare i nostri bambini, gli extracomunitari, una nave insomma che da 5 anni e forse di più crea seri problemi al turista che deve arrivare a Lampedusa e non solo, anche ai residenti, e creando seri problemi anche all'isola di Linosa. E molte vicende insomma accadono attorno a questa situazione della nave. Parliamo degli aerei, assistiamo malati di cancro, ma nostri malati che vanno, lampedusani, linosari, che si recano negli ospedali, e alla fine, quando devono ritornare, invece di avere dei posti di precedenza, rimangono a terra, creando seri problemi alle famiglie locali, perché molte volte, spesse volte, abbiamo questi militari che devono venire a Lampedusa nelle loro stazioni, insomma, e creano serie difficoltà perché vengono occupati, diciamo, i posti degli aerei, ecco. Poi per quanto riguarda altri problemi, non lo so, il diritto allo studio, noi lampedusani, i nostri stessi hanno seri problemi, un nostro figlio ci costa veramente molti soldi, abbiamo il problema del caro gasolio, è inutile elencare quali sono i problemi di un'isola. Ecco, dire no, non andiamo a votare, e credo mandare un messaggio all'Italia, dove questo popolo, che è stato così sempre solidale nei confronti degli extracomunitari, adesso dice basta, vuole mandare un segnale in Italia dove qualcuno, il governo, veramente ci tenga in considerazione. Noi siamo cittadini italiani, non siamo un posto dove bisogna solo ricordarsi dei lampedusani per creare 10 caserme, per fare un'isola militarizzata, per fare dei radar. E abbiamo su tutto il territorio parecchi radar. Le morti a Lampedusa di cancro sono parecchie. E i lampedusani subiscono sempre, senza mai ribellarsi. Abbiamo e dobbiamo continuare questa nostra, diciamo, opposizione, ma con molta, diciamo, intelligenza, con molta, diciamo, saggezza. Il CIE a Lampedusa non lo vogliamo. La battaglia ancora non è vinta. Sì, è vero, stanno smontando i container, sappiamo tutti che c'è una proposta al governo che passerà il decreto che arriverà a 180 giorni. Arrivando a 180 giorni sicuramente avremo lo stesso problema sull'isola. Sì, è vero, il ministro Maroni dice che il 15 maggio inizieranno il battigliamento congiunto con le altre nazioni, diciamo, per respingere gli extracomunitari. E già abbiamo avuto un segnale, circa 260 extracomunitari sono stati rispediti in Libia. Ecco, io credo che noi dobbiamo continuare su questa linea,
mandare un messaggio in Italia, non dobbiamo votare, e comunque mi sono candidato, la mia candidatura è un voto di protesta, cioè io desidero che chi va, si reca a votare a Lampedusa o vota scheda bianca o vota Maurizio Di Malta, perché Maurizio Di Malta è una voce libera, come lo è sempre stato. Voglio ricordare i fusti che ho portato in piazza, è una voce che appartiene a un piccolo partito, un partito di opposizione. Dando il voto a Maurizio Di Malta, il partito no, è talmente piccolo che non è, quasi quasi non viene considerato, diciamo, ecco che diventa un voto non disperso, un voto di protesta.